CIP, acronimo di Chemistry Interdisciplinary Project, nonché nome che ricorda la forma dell'edificio. È questo il nuovo centro di ricerca dell'Università di Camerino, un edificio realizzato con innovative tecniche di costruzione per garantirne la sicurezza in caso di sisma, attraverso un progetto interamente a cura dei docenti della Scuola di Architettura e Design Edoardo Vittoria, Luigi Coccia ed Andrea Dall'Asta. Siamo all'interno dell'area universitaria e questo nuovo edificio diventa una nuova centralità sia per l'università ma anche evidentemente per Camerino, per la città e per il territorio. È un edificio sicuro, ecco, questa è una cosa importante, un edificio che è stato studiato per garantire sicurezza a chi lavorerà all'interno di questo edificio. Ed è da questo punto di vista che nasce l'idea architettonica, perché è un edificio che è composto di due parti sganciate l'una dall'altra. La prima parte è una parte solida, ancorata al terreno, una grande fondazione molto rigida in cemento armato, e una seconda parte invece è una struttura in acciaio e vetro che è sollevata appunto rispetto all'ancoraggio. Quindi questo corpo quadrato sembra quasi un po' sospeso e galleggiare, ma invece poggia su dei 64 pilastri in cemento armato, quelli che vediamo qui intorno, e sulla sommità di questi pilastri in cemento armato sono disposti dei dissipatori sismici e sono appunto dei dispositivi molto importanti perché garantiscono all'azione sismica di non trasmettersi lungo la struttura verticale. Quindi da questo punto di vista, nel caso di terremoto, il corpo sovrastante che occupato la maggior parte dagli spazi per la ricerca si muove, ma fondamentalmente non subisce rotture e garantisce sicurezza a chi lavorerà all'interno della struttura. Nasce, diciamo, da una consuetudine di lavoro che abbiamo in comune noi ingegneri con gli architetti della Scuola di Architettura, quindi una certa, diciamo, abitudine a ragionare sui problemi insieme, e questa, diciamo, che è l'inevitabile premessa per poter arrivare a un risultato di qualità dove poi le cose dialogano in maniera corretta, e quindi il risultato è sicuramente ottimo sia sotto l'aspetto, diciamo, delle caratteristiche prestazionali, ma anche per chi deve lavorare in queste aree, quindi può lavorare in un ambiente di lavoro sicuramente gradevole. Questo è un progetto che nasce in casa e nasce così anche con qualche ambizione di avere delle caratteristiche particolari, perlomeno per quello che è il mio campo, che è il campo strutturale. Quindi in questo progetto noi abbiamo cercato di mettere in concreto, in pratica, quelle che sono le nostre conoscenze nell'ambito dell'ingegneria sismica, conoscenze italiane intendo, e quindi abbiamo cercato di studiare una soluzione che possa proteggere questo edificio anche nel caso in cui arrivi un sisma di particolare intensità, anche in considerazione del suo uso, perché è un edificio destinato a laboratori di chimica, dove ci sono strumentazioni delicate, materiali pericolosi, eccetera, per cui è importante che nel momento in cui arriva un terremoto non ci siano conseguenze di alcun tipo, ma anzi si possa continuare a utilizzare l'edificio anche immediatamente dopo, che quindi può diventare, diciamo, un punto di riferimento quando arriverà, perché tanto prima o poi sappiamo che arriverà un nuovo terremoto dalle nostre parti, ormai arriva circa ogni 10 anni ultimamente.